Riaperta al pubblico la casa natale del filosofo Tommaso Campailla. Una cerimonia inaugurale si è tenuta ieri sera. L'importante monumento memoria del poeta, filosofo e medico noto per il poema enciclopedico Adamo, ovvero il mondo creato, e per l'invenzione delle botti impegnate con successo nella cura della sifilide, grazie all'impegno della cooperativa La Quintessenza, torna ad essere fruibile. Io 10 anni fa sono stato tra i protagonisti della prima apertura di questa casa museo ed è stato un successo. E adesso vorremmo bissare quel successo con riproponendo quella iniziativa naturalmente riveduta e corretta con una serie di novità. Innanzitutto abbiamo avuto una donazione importante di documenti, cimeli e arredi appartenuti al Campailla, segnalo tra tutti la patente di sindaco che apre tra l'altro uno squarcio inedito sulla vita del Campailla come amministratore della città. Un'occasione in più per visitare la nostra città è un'occasione che arricchisce la già qualificata e imponente anche offerta culturale della nostra città ai turisti, ai vacanzieri, agli avventori che si trovano a visitare Modica. Una casa allestita tra l'altro con cimeli appartenuti a Tommaso Campailla è un viaggio nella Modica che fu, nella Modica scientifica che fu, che riuscì ad essere al centro addirittura dell'attenzione europea grazie all'ingegno di questo genio Loci che inventò il rimedio per curare una malattia venerea. Ecco perché oggi siamo orgogliosi di inaugurare questa casa nella speranza che arricchendo l'offerta culturale naturalmente possiamo anche arricchire e implementare il turismo e l'offerta turistica del nostro territorio.